Ero Spagni. Io ti conosco da una vita perché abbiamo fatto anche teatro in qualche modo insieme, io dietro le quinte, come si suol dire, e ovviamente lei sempre sul palcoscenico, caro Eros. Allora, sono passati tanti anni, però sei sempre sulla breccia, sempre importante. Per ora, ringraziando il Dio, insomma, tanto teatro, tanta televisione. Tanto teatro, ecco. Adesso un po' meno perché il momento non è dei più felici. Aspettiamo che così le albe si rischiarino un pochino e nel frattempo uso questo tempo per meditare. Per meditare. Sulle mie deformità. Ma no, ma no, non possono esistere deformità per un uomo che fa teatro da una vita. Allora, che cosa c'è che ti ricordi meglio del teatro? Ma niente, il periodo è evidentemente il periodo che ho passato, che passo e che mi auguro passerò ancora al Teatro Stabile di Genova, con il quale ho costruito praticamente tutta la mia carriera teatrale. Sono legato evidentemente a degli spettacoli di particolare livello, come Morte di un commesso viaggiatore, che è l'ultimo che ho fatto, il Sindaco del Rione Sanità, il monologo di Minetti. Tutti spettacoli che in qualche modo hanno ottenuto un buon esito, questo così mi fa ben sperare, diciamo così, per il futuro. Per il futuro. In questa fiction qual è il tuo ruolo nel Maltese? In questa fiction è questo ruolo di procuratore generale che mi pare, così, per quel poco che ho potuto leggere dell'intera sceneggiatura, non corrano buoni rapporti tra lui e il commissario Mandelli. Comunque, se è vero il detto che non esistono piccole parti ma esistono piccoli attori, questo credo che proprio sia il mio caso. Comunque, spero di contribuire positivamente al buon esito della fiction. Che cosa farai la prossima stagione? La prossima stagione è tutto in mano ai posteri. La prossima stagione si può parlare, ma di fatto esiste ancora poco o niente. L'unica cosa che ci rimane è la speranza. Ma perché pensi che il teatro abbia ancora poca vita? Il oppure... teatro sta affondando. Non è che lo pensi, il motivo... è una realtà. I soldi. I soldi. I soldi. Il poco interesse, le generazioni cambiano, certi spettacoli è bene non farli più perché la gente non li va a vedere. Quale genere ci pare di spettacoli? Ci pare di capire, basta Molière, basta Shakespeare, basta Goldoni, al che io dico cosa c'è in cambio? È nato nel frattempo qualcos'altro? No. Io che faccio teatro da 50 anni credo proprio di no. E allora qui si ferma il discorso, credo. Ma questo pensi perché le nuove generazioni sono state coinvolte troppo dalla televisione, troppo da una forma più facile di fare spettacolo? No, le ragioni sono tante, sono molteplici, vedi, le ragioni prima di tutto andiamole a cercare nel fatto che per esempio non abbiamo scrittori, prima di tutto. Credo che sia la base. La seconda cosa, dico, sono le scarse possibilità economiche di cui il teatro pubblico che faccio io da ormai da 57 anni, scarse possibilità economiche di cui il teatro possa usufruire. Oggi per fare una grande produzione, un grande spettacolo, è toccare il cielo con un dito perché i costi sono enormi e a queste grandi difficoltà bisognerà in qualche modo rinunciare. Si fanno spettacoli con allievi delle scuole a paghe veramente misere, altrimenti non si va in scena. Quindi c'è proprio una grande difficoltà prevalentemente economica. Prima di tutto economica. E poi, ripeto, insomma, ci siamo fermati a Pirandello. Dopodiché poco in là. Quest'anno sono i 150 anni di Pirandello e quando si arriva sempre ad un'età tonda, diciamo così, si fanno 10 spettacoli su Pirandello, poi per
fino ai prossimi 160 probabilmente si fa poco di qualche spettacolo. Poco. Questo perché si fa sempre qualcosa quando c'è una data tonda? Cioè si fa di più quando c'è una data tonda e poi ci si dimentica. Sì, infatti. Quindi qual è la causa secondo te per non ricordare che in realtà si potrebbero fare anche per altri? Perché non ci sono altre proposte. Non ci sono altre proposte. La realtà è quella. Bene. La televisione per te come va? La televisione, finché faccio qualche cosa così di... ma che dirti, di passabile, va bene, altrimenti io la televisione non la guardo, anche perché penso che sia rivolta a una platea di malati di demenza senile, per cui credo proprio bene, di vita. Ti ringrazio. Prego. E siamo a posto, grazie infinite, ciao. Buon lavoro.